Ebbene sì, signori, mi è arrivata la nuova felpa della Fiorentina. La felpa col nuovo logo della collezione di quest'anno, guardate, per me è veramente bellissima, ragazzi, una cosa veramente impressionante. Poi me la vedete addosso quando è più fresco, perché in questo momento purtroppo è troppo caldo per mettersi la felpa, anche se mi piace troppo, però prima o poi comprerò anche la maglia. Però quest'anno la cosa che mi ha colpito di più è stato la felpa, in questo caso, felpa che poi appunto mostrerò meglio in qualche video, anche perché questo, signore, non è un video di calcio, è un video sulla natura e sulla flora e sulla fauna canadesi. Vi farò vedere qualche video di qualche falco, di qualche animale appunto che si trovano qua in Canada, soprattutto grazie a un amico mio che lavora al centro ambientalistico dove lavoro io, che è un ornitologo e un falconiere. Faremo vedere un falco a testa rossa, si chiamano così, Parkour! Redhead. Anzi, no, Redhead è un'altra cosa, ma lasciamo perdere. Comunque, un falco di quelli dal capo rosso, che sono diciamo di origine più a sud, ma col riscaldamento della temperatura sono arrivati anche quassù. Sono falchi o falchetti molto piccolini, però sono dei gran predatori e ne vedrete all'azione uno addestrato, appunto. Quindi vi lascio al video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi piace il video. Un bacio a tutti e sempre Forza Viola, viva il Canada! What I'm putting on now. Yeah, oh, sorry, It's she all got good. scared of me. She's got a little tail clip in here that we put Yeah, on them, yeah. and that's so we can put telemetry on. So if Okay, oh, she ever, telemetry. if it was a super windy day and she got blown into a tree somewhere, Okay. we can still go find her. Ok, quindi questo è per la telemetria, ragazzi, ok. Una specie di dispositivo per la telemetria. E questa è Aso, mio amico Aaron. Thank you Aaron for participating in Oh, this no problem. video. Questo è un falchetto per scacciare i gabbiani qua dove lavoro io, al centro ambientalistico della città dove vivo. E questa è Hazel, un falco bellissimo. How old is she? She's about four. A 4 anni. She's completely used to human presence and Oh, to. yeah. Okay, so è totalmente abituata alla presenza umana e scaccia i gabbiani dalla discarica, ecco. And la vedrete volare, fare un paio di voli di prova, così che vi faccio vedere nella bellissima natura dove vivo io e bellissimi animali. Thank you very much, Aaron. No problem. Let me just get us set up here. She's gonna watch me because she knows I have the food. Okay, so she just go to the tree or she usually flies around? She'll come back. Okay. Questo è un volo di prova, è tornata subito quando ha visto che lui aveva da mangiare e ora la rimette libera. Oh, wow. Guardate, preparatissimo lui e lei, diciamo, ammaestratissima. C'è proprio un legame tra loro due, nel senso che lei si fida di lui e lui si fida di lei. No? She didn't want to fly now, I guess. Yeah, she likes to hold on. Would she feel comfortable on anybody else? She might, we can try. As long as she doesn't hit me, that's fine, you know. I don't have a great zoom with this phone. Again, I forgot. I thought I had my equipment at home, but I mean, in the car, but I left it at home, so. Si è riposata un po', adesso torna.
Maybe. She doesn't attack other human beings, No, right? no, no. If she feels threatened, you know, maybe. Wow, she's very well behaved. Si comporta molto bene. Should I get? I don't think she want me to go closer, right? Or... Yeah, she'll, if you do go close, she'll probably fly into a tree. You Okay. can try. I get closer to her once she's on your arm, okay? Because you know sometimes cell phones might scare them. Who knows? Yeah. Hello. Salutate Hazel. Oh my gosh, she's so good. Launch her up again. Yeah. Like She that. gets scared of other animals like dogs or Dogs? No, she doesn't seem to mind. Millie didn't like dogs. Okay. She doesn't seem to care at all about Okay. dogs. What about cats or She hasn't dealt with too many. We have a cat at home, but she's usually outside. Okay. Troppo brava. Oh. He doesn't want to go there. No, she's got a good grip now. Hold Okay. on real tight. Does she speak sometimes or does she? This one, no. No, No, she's okay. real quiet. Where She going? can turn her neck up to almost 360 something. Yeah, I think it's like 270-ish. Oh wow. She has pretty much 100% vision around. That's pretty cool. I was always like attracted to these birds because they remind me of dinosaurs, you know, Oh, for sure. like a raptor. I mean, which these are actually raptors birds, only Yeah. like Want me to do a few more passes with it? It's all good. I'll see if I can actually Yeah, let pet me her. I don't know if she wants for me to pet her or not, but just like slip her in here and she give her doesn't a seem go. too scared, to be honest. A little bit. Hey. Hey, you're a good girl. Oh, so cool, so cool. Thank you very much, Aaron. No problem. Salutare tutti, Aaron. Bye. Thank you very much. And you are just to finish. Like you are. Like the master of this of your hawks, right? Yeah, so I'm a general falconer. There's Yeah, different falconer. different classes for it. General is Okay. kind of the middle tier. Okay. Yep. Cool. And you also have to do some ornithology studies, or Yes and no. It depends on what you're getting into for for this okay. kind of stuff. If you're just hunting and that, you go through an apprenticeship program. Okay. Okay. Yeah, and your apprentice will teach you all about the hunting and the husbandry of them Okay, and all that. cool. Thank you very much, Aaron, again, and have a great day. Yeah, you Thank too. you. Ah, dimenticavo, siamo riusciti anche a trovare due picchi nella zona sempre dove lavoro io, due picchietti, due woodpecker, come il vecchio cartone animato Woody Woodpecker o picchiarello in italiano. E c'è la foto qua. Io ragazzi vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video, di visitare la pagina di Aaron, il mio amico falconiere. E iscrivervi al mio canale, ragazzi. Un bacio e buona serata, o buona giornata a voi, buonanotte a me.